perché non si era mai aspettato che il consigliere provinciale possa essere allontanato dall'aula in quest'aula con quell'auspicio che stava poc'anzi tirando in ballo il consigliere provinciale viene allontanato dall'aula. Per non uscire dall'argomento, ritornare a quello che stavamo dicendo, in riferimento alle retribuzioni, noi le abbiamo elencate a suo tempo in maniera molto l'indennità del presidente, quindi avevamo chiarito perfettamente quello che era il peso della macchina politica, di quella che era il peso dell'amministrazione, che è in netto contrasto a quello che è il peso, visto quello che ci stiamo dicendo, visto quello che stiamo facendo tutti i giorni, visto che andiamo a bussare tutti i giorni alla porta del povero assessore, scusami a titolo, ma del povero economicamente assessore Pietro, ancora più povero assessore Carpentieri, che per far sostituire un vero all'interno di una città, presidente Iannone, quindi sposo in pieno quello che hai detto, però buon Dio, mettiamo un po' di puntino. È assurdo che noi diamo le responsabilità poi anche ai ragazzi o ai giovani che fanno da collaboratori degli assessori, che sono quelli che lavorano di più probabilmente con le loro 600-700 euro mensili che portano avanti la macchina amministrativa. E poi ci dobbiamo sentire dire che dobbiamo fare una convenzione esterna per poter vendere gli immobili o affittare gli immobili quando abbiamo dipendenti a sufficienza che ci possono fare questo tipo di lavoro. Quindi, ritornando alla razionalizzazione delle spese.